Nelle malattie che colpiscono i motoneuroni è importante la riparazione delle fibre muscolari alterate con nuove fibre muscolari. Si parla di rigenerazione del motoneurone. Noi abbiamo parlato con il professor Edoardo Malfatti durante un simposio internazionale sulle terapie cellulari e le malattie neurodegenerative che nasce nell'ambito del progetto STEM Wars, organizzato e sostenuto dall'Associazione Pazienti Ruotabili. L'evento si è tenuto a Bologna. Professor Malfatti, oggi si parla di rigenerazione dei motoneuroni, delle cellule neuronali, perché le patologie di cui si è discusso oggi sono purtroppo degenerative e progressive e ancora oggi non ci sono delle cure in realtà efficaci. Cosa si intende per rigenerazione? Allora, la rigenerazione delle cellule muscolari è un meccanismo grazie al quale una popolazione cellulare che si chiama cellule satellite possono proliferare, andare sulla fibra muscolare e ricostituirla grazie a dei meccanismi molecolari molto complessi. Quanto questo oggi è presente? Nel senso, siamo a che livello di ricerca? Sappiamo oggi quali sono i meccanismi principali, certe molecole devono essere ancora scoperte, però una strategia terapeutica è di favorire la rigenerazione, quindi aumentarla nel caso delle distrofie muscolari, per esempio, per riuscire a ricreare un muscolo che è funzionale. E quali sono? Ci sono degli studi di trapianto di cellule satelliti o di mioblasti nei muscoli affetti dei pazienti o somministrazione per via arterica delle stesse cellule che poi vanno nel muscolo per rigenerarlo. Professore, parliamo di distrofia di Duchenne o parliamo anche di altre degenerazioni? Parliamo in primo luogo di distrofia di Duchenne, ma anche di altre distrofie muscolari, come le distrofie muscolari dei cingoli, che sono una serie di patologie genetiche dominanti, recessive o con altre modalità di trasmissione che possono essere trattate con queste tecniche. Professore, c'è stata ovviamente un'ampia discussione oggi in sala perché c'è mancanza di trial clinici. Quanto sono importanti e quanto bisognerebbe attivarli e spingere in questa direzione? I trial clinici sono fondamentali, sono una sicurezza della veridicità dei risultati scientifici per i pazienti e abbiamo bisogno di grandi gruppi di pazienti, grandi coorti per testare che questi approcci di terapia cellulare sono sicuri e tollerati. Una volta che abbiamo queste evidenze, possiamo mettere nel mercato i farmaci e trattare i pazienti. Per ora sulla sicurezza abbiamo dei dati, sull'efficacia non siamo ancora avanti. Sì, le due cose devono andare di pari passo e ripeto, abbiamo bisogno di grandi gruppi. Lo so che si tratta molto spesso di malattie rare, per cui ci sono pochi pazienti, ma degli sforzi internazionali a livello europeo e mondiale sono in corso per poter radunare il numero sufficiente di pazienti per avere dei dati statisticamente significativi.